Ciao ragazzi, benvenuti nella Legacy Challenge. Io sono Lorella. Siete pronti a divertirvi insieme a me e alla nostra super simpatica Sally? Se la risposta è sì, allora mettetevi comodi e godetevi la puntata. Cominciamo! Eccoci qua in una nuova giornata con una bella tormenta. È un sabato, finalmente. E vediamo che cosa stanno combinando i nostri amici. Allora, il nostro Noah contempla la vita. Di prima mattina, andiamo bene. Gabri va a chiedere un consiglio alla sua mamma. Lilibert dorme e lei è molto a disagio per la casa sporca. Beh, vedo che non se l'è filata per niente la figlia, grazie. Brava Sedi, mazza, madre snaturata. Ecco qua. Allora, è Capodanno intanto, quindi stasera grande festa. Buongiorno tesoro. Buongiorno mammina. Se ne va. Ecco qua. Oh, si è apparecchiata, va? Ok, hanno guadagnato un po' di soldi. Oh, che bella colazione. Perché c'hanno freddo se c'è il termostato acceso? Non capisco. Regalo sgradito. Ho ricevuto un regalo che mi sembra stupido e vorrei scambiarlo con un amico o restituirlo. Posso farlo? Quel regalo era per te. Mostrati riconoscente. Incrementa l'educazione. Certo, dallo a qualcun altro. Incrementa l'empatia. Restituiamolo al negozio. Incrementa la risoluzione dei conflitti. Restituiamolo al negozio. Buongiorno ragazze, come va? Oh, bene, bene. Lei perché è triste? È perché è una bomba emotiva. E deve farci un bel pianto? Vabbè, dopo mangiato si farà sto piantarello, che ve devo dire? Allora, qui c'è un disegno. Allora, la carotina la mettiamo qua. Qua c'è un bel disegnino che mettiamo qua. Qua. Ecco, già. Ah, ma pure lei. Nel suo primo giorno di scuola. Vabbè. E allora questo lo mettiamo qua. Vabbè, queste si perdono i pezzi, però. Allora, Noah, per il suo lavoro, voleva negoziare una gratifica. Anzi, prima facciamo così e poi gli facciamo riprendere il dipinto. Vai. Ah, è stata consegnata la posta. Oh, meno male, ha ottenuto una gratifica. Molto bene. Però poi Noah, sempre riguardo al lavoro, negozia con la gente. Aspetta, cerchiamo di sistemarlo il nostro Noah. E salve, volevo fare una negoziazione con lei. Ecco, che dice? Ti ho procurato una modesta donazione. Vabbè, meglio di niente. Vai, riprendi il dipinto surrealista. Oddio. Ma lei è proprio disperata, poi è arrabbiata. Ha perso il controllo. Oddio mio, è intrattabile Sedi a volte, eh? Apparecchia Sedi, va. Lei si sta facendo un bel bagno rilassante invece. Vedi che brava. Allora, lei adesso deve pensare per la cena di questa sera, quindi vediamo un po' cosa può cucinare. Allora tesoro, che ne dici? Facciamo dei grissini per gli ospiti? Va bene mamma. Dove te ne vai, mo? No, vabbè. Perché te ne vai lassù? Sedi. Oh, niente, qui ci ho messo di tutto, ma continua a venire qui, eh? È tremenda, ci devo mettere altre cose. Vabbè, ci metteremo altre cose. È pazzesco. Ma sì, al bagno è proprio l'ideale, guarda. Intanto Noah si dà la pazza gioia con l'alcol. Vediamo che si prepara, eh? Ciao papà! Buongiorno tesoro! Ma io però preparerei per questa sera, quindi apparecchierei di nuovo. Per forza. Ma tu no, invece di berti quello che ti sei bevuto, che non si sa che cos'è, ripulisci. Cioè praticamente hanno buttato i soldi questi. Ah, che pazienza! Allora intanto andiamo a mettere qualcosa a sto bagno.
che non se ne può più. Che ci possiamo mettere? Lo mettiamo così, ma no, però non mi piace. Ci mettiamo queste. Ecco, così. Qua deve andare bene per forza, eh? Questo no. E io come spazzolino metterei questo. Cioè, come porta spazzolini. Ecco. Oh, già. Meglio. Dovrebbe andare così, spero, no? Cartigenica qua. Non sia mai finisce. Allora, i grissini qua ce li siamo persi. Ed è bellissimo tutto ciò. Proviamo a farla ricucinare. Vediamo se adesso andiamo di matto. No, ecco, sta andando a infornare i grissini. E io voglio proprio sapere dove stanno sti grissini, dove li ho messi. Ah, così. Sospesi nel nulla. Deve pure andare al bagno. E vabbè. Ok, lei ha apparecchiato la tavola, vedi che carina. E sta andando a chiedere un consiglio al papà. Ricreazione solitaria. Durante l'ultima ricreazione nessuno ha voluto giocare con me e mi arrampicavo per conto mio. Se dovesse succedere ancora, cosa dovrei fare? Chiedi ad altri bambini se puoi partecipare. Ecco qua. Allora, la nostra Sally sta cucinando il filetto di Wellington. E tu, invece di fare il Tom Cruise della situazione, perché non vai a dare una lavatina da pollo? Niente, continua a fare le cose qui, lei. Ma perché? Non capisco. Allora, facciamo così, approfittiamone, va. E poi riprendi. E allora, mo t'aggiusto io, Sedi. Mo facciamo una bella cosa. Allora, questo lo teniamo qui per sicurezza. Questo ne vendiamo a sto punto. Ecco. Oh, così va molto meglio. E adesso vediamo se rompi, eh. Questo però lo vorrei bianco, se si può. Oh, mossi. Ecco, riprendi il filetto di Wellington. Lilibet gradisce la comicità? Sì. C'è sto povero cane che fa schifo, poveretto. Questo lo togliamo al volo ora. Perfetto. Ma vabbè, questo è rimasto qui, ma si può. Dai, sedi però. Ma è così complicato. Fai pure i grissini che saranno bruciati, che non si sa. Ehi ragazzo, che ne dici di un bel bagnetto? Andate, va. Allora, Gabri, siccome adora la neve, ha tutta l'intenzione di andare a spalare la neve, ma mi sa che c'è la tormenta e quindi torna indietro. Eh sì. Allora, mo il filetto di Wellington, dove l'ha messo questa? Il frigo non c'è. Allora, lei intanto sta giocando. E si è data pure una botta, poverina. Lei che combina? Niente. Sta a prendere l'aria. A Gabri, e dai. Mamma mia, sono quasi le 5. E stanno ancora a carissimo amico. Oh, allora. Lui deve fare. Deve organizzare la riunione di famiglia perché è Capodanno. Quindi inviterà Canary e Leonardo. Ah, quattro devono essere. Allora anche Brent e Leila, i soliti, insomma. Oddio, ma adesso? No, aspettate. Se lo organizziamo noi e facciamo ospiti loro due. No, vabbè. Lilibet, Gabri. Eh sì, ciao. Organizziamolo noi, va. Padroni di casa, loro due. E gli ospiti saranno Lilibet, Gabri, Canary e Leonardo. Ecco qua. Ok. Allora, lui ora si occuperà del bucato, anche se se la sta facendo sotto. Lei sta finendo di preparare questi grissini. Mamma mia, il coso di... Eccolo il filetto! Brava! Oddio, l'ha messo in frigo, vero? Sì, meno male. Ho temuto per un momento. Forse ce la facciamo, eh? Come vanno le cose qui? Questo lo mettiamo momentaneamente qui e poi quando arrivano gli ospiti si serviranno.
Lei intanto si va a fare una bella doccia. Sembra che loro stiano cominciando ad andare d'accordo un po', va? Meno male. Dunque, lei vuole sviluppare un'abilità. Se l'è posta come proposito e va bene. Intanto gli ospiti stanno arrivando. Molto bene. Gabri c'ha i calori. E vabbè. E vediamo se con questa pioggia e con questo vento arrivano gli ospiti. Qua non arriva nessuno. Ah, ecco la sorella, poverina, con sta tormenta. Oh, ma quanto beve, Noah! È arrivata la sorella. Eccola. Ciao, ciao a tutti. Eccomi. Oddio, cambiati però. Ah, ma già sei cambiata. Questo sarebbe il tuo abito da festa, va bene. D'accordo. Oh, guardate quante belle sei lì. Ah, sono le 20, bisogna mangiare. Il fratello si è dato la macchia. Non è venuto. Ammazza. Oddio. Eccolo. No, vabbè. Chiama da te, ma tu sei un pazzo. Ma stai a fare l'angelo? Ti fa male la schiena, sì, con sta tormenta. Cioè, io boh. Non capisco, non capisco. Vabbè, Sally, direi che puoi mettere a tavola. Ragazzi, è pronto? Che dite, verrà il fratello? Oh, meno male, va. Aleonà. E dai. Che famiglia dei pazzi. E io dove mi siedo? Eccomi, ci sono anch'io. Oh, fratellone. Ma allora, che intenzioni avete? Quando metterete la testa a posto? Intanto si cambiano di posto, così, vabbè. Mi sa che a Lilibet non gli piace molto il filetto. Ma quel povero cane, che sta sempre qui. Dai, è una bella cena, su. Non possiamo lamentarci. Però se ti metti seduto, Leonardo, ci fai un favore. Cominciamo a scattare le foto, va? Ecco qua. Sì. Che facce, sono troppo in avanti. Ecco qua. A quante foto stiamo? 9. Del povero Apollo, che non se lo fila nessuno, povera stella. Ecco qua. Forse così? 7. Perfetto. Apollo, che ne dici di andare a fare i tuoi bisogni? Lo so che c'è una tormenta, ma credo che sia il caso. Oh, guardate che carine. Ecco qua. Ma sapete di quella storia? Che parlava di vampiri e fantasmi. Ma che succede? Perché sento questa musichetta un po'. No, si è addormentato. Allora, facciamo un altro po' di foto. Vorrei fare delle foto di Apollo. Tanto fuori c'è sempre la tormenta. Ah, ma Gabri se n'è andata a letto. Vabbè. Beh, oddio, effettivamente sono le 2. Mi sa che sta andando a letto, infatti, anche lui. Allora, vediamo un attimo. Condividi foto. Non lo dice qui come si condividono le foto. Sono stato davvero bene. Non siamo come le altre famiglie false. Già, hai ragione. Ah, beh, oddio, io preferivo stare con gli amici, però, Oh, lei se ne va da Apollo? No, è stata da Apollo. Oh, che carino, lei sta sparecchiando, tesoro. Brava paladina. Bene, direi che si è fatto un po' tardi. Forse è il caso di andare. Allora, grazie di tutto e ci vediamo alla prossima. Lui se n'è già andato. Vabbè. Dio se li vai al bagno. Va bene ragazzi, allora grazie per essere stati con me anche oggi, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!